Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi finalmente con VRC9. Ragazzi, oggi partiamo a vedere questo nuovo titolo della serie VRC. Questo nono capitolo sembra essere molto ma molto interessante. Siamo prontissimi a provarlo. Arriviamo qualche giorno dopo l'uscita, però tempisticamente non ce l'ho fatta a portarvelo prima. Livello hardware, come sempre, siamo il nostro Fanatec. Ha messo anche il cambio Thrustmaster che utilizzeremo come freno a mano. Il cambio lo utilizzeremo qui a farfalla sul volante. Come sempre, in descrizione trovate i link a tutto quello che andiamo ad utilizzare. Comunque, come primissimo episodio, partiamo, io direi, dalla carriera direttamente, che sembra essere la cosa più interessante. Piccola parentesi, giochiamo su PC. Il gioco su PC è disponibile sull'Epic Game Store. Anche qui vi lascio il link in descrizione. E come sempre, vi ricordo che se acquistate il gioco dal link che vi lascio in descrizione, o comunque se sull'Epic Game Store fate un acquisto e inserite il codice creatore quel tale Ale, mi supportate appunto come creatore. A voi non costa nulla, è totalmente gratuito. È l'Epic che poi ringrazia con qualche centesimo, diciamo, il creatore. Quindi mi raccomando, come sempre, se fate qualche acquisto e se vi va di supportarmi, potete inserire il codice creatore quel tale Ale per tutti gli acquisti sull'Epic Game Store. Comunque, per quanto riguarda, come detto, VRC9, partirei con la carriera perché sembra essere molto intrigante come cosa. Altra cosa intrigante, signori, poi le andremo a vedere eventualmente, ma ci sono tante auto interessanti. Adesso vediamo un pochino, vi faccio una panoramica su quelle che sono le auto leggendarie del rally. E anche qui ci sarà da provare un bel po' di roba. Ci sono anche delle auto bonus e sarei curioso di provare anche la Porsche. Probabilmente non arriveremo a fine tappa, ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda le impostazioni, all'inizio ti fa scegliere se sei pratico dei giochi. No, ho azzardato un esperto. Quindi ci ha fatto fare anche una prima tappa per vedere se i comandi erano tutto a posto. Quindi, in linea teorica, adesso nelle opzioni vi faccio vedere a livello di comandi dove stanno invece quelle. Forse questo, credo. Cambio manuale. Mi ha detto di attivare solo l'ABS dopo la prova. Forse perché sono andato un pochino lungo qua e là. Ci sta. Devo far pratica con il freno, con la cella di carico. È un po' più complicato. Poi abbiamo tutto disattivato. Il cambio l'ho messo manuale, anche se di base mi metteva semi-automatico. Difficoltà 100%. Effetti danni medi. E poi, vabbè, tutte le altre ve le lascio qui se volete vedere. La lingua del copilota l'ho messa in italiano. Di base, tra l'altro, era britannico. Ma c'è anche l'italiano, quindi va bene. Allora, bando alle ciance. Signori, andiamo alla carriera e vediamo in cosa consiste. Carriera: durante una carriera partecipa al campionato del mondo di rally, sia nei panni di pilota che di manager. Ingaggia i compagni di squadra, occupati della programmazione, gestisci il budget, potenzia le tue abilità e le auto. Non dimenticarti di sviluppare e curare rapporti con i costruttori. Questo mi piace, l'effetto gestionale, appunto, direi che ci sta, ci sta. Allora, andiamo con il nostro pilota. Eccoci qui all'esordio con il nostro Gino De Rapino. Andiamo, italiano naturalmente. Gino De Rapino ci sta, difficoltà. Mettiamo 100, poi insomma ce la faremo. Non lo so. Effetti danni medi. Schianto permanente. Per un evento. No, vabbè, schianto permanente pare brutto, no? Anche perché che fa che non ti schianti? Ci sta. Allora, prove illimitate. Partecipa al campionato Junior VRC, affronta gli avversari in lizza per il titolo da campione. Ogni volta ogni partecipante utilizza la stessa auto, una Ford Fiesta R2 a trazione anteriore. È possibile partecipare al campionato Junior VRC senza sostenere alcun test, consigliato per una prima carriera per un'esperienza di gioco ottimale, quindi ci potrebbe anche stare. Oppure VRC3, partecipa al campionato VRC3 con un veicolo a trazione integrale, appositamente preparato per la competizione. Potrai scegliere tra diverse auto e affronterai direttamente i migliori piloti della disciplina. Avrai diverse squadre auto a tua disposizione, prima dovrai far colpo sui reclutatori. Sconsigliato per i giocatori inesperti. Oddio, però non so quanto è lungo sto campionato di Junior VRC. Facciamo la prova con le Junior VRC, ragazzi, per fare. Dipende poi anche da voi, nel senso che proseguiamo o meno con questa tipologia. Però, insomma, voi fatemi sapere un attimino. I rally, oddio, no, vabbè, so 5, si potrebbe anche fare. Specializzazione team, specializzazione squadra e specializzazione team. Obiettivi sono il campionato VRC, sono il campionato. Ok, qui non ci stanno obiettivi. Allora, Ford, Tommaso Ciuffi, Enrico Oldrati e Ruari Bell. Allora, andrei con uno dei due probabilmente italiani. Tommaso Ciuffi, che secondo me ci potrebbe stare bene con Gino De Rapino. Andiamo col signor Ciuffi? Vada col signor Ciuffi.
Confermo, signor Ciuffi. Vuoi attivare il tutorial della modalità carriera? Sì, direi di sì, perché come detto parto insieme a voi. Vediamo un pochino. Voi mi raccomando lasciate like e condividete per supportare serie canale. Lì c'è il volantino Fanatec che gira. Ma è perché io uso un Fanatec? Ti diamo il benvenuto nell'officina. Salve. Qui puoi preparare le gare, gestire la tua squadra e organizzare il calendario degli eventi. Poiché un pilota professionista deve allenarsi regolarmente, la squadra ha preparato diversi eventi per te. Vai al calendario per passarli in rassegna. Ok, come detto, in questo VRC l'aspetto manageriale è anche molto importante, quindi signori, qua c'è veramente da divertirci. Andiamo al calendario e vediamo un pochino effettivamente che ci dice. Posso fare così? Come faccio? Freccine? Usa il calendario per selezionare i diversi eventi a cui vuoi partecipare. Ti aiuteranno a prepararti per il campionato ufficiale. Allora, per siamo... iniziare, seleziona la settimana attuale. Vado? Ora, seleziona l'evento di questa settimana. Attualmente ce n'è solo uno disponibile. Allora. Va bene. Ripeti questo passaggio per la settimana successiva. Ci alleniamo? Hai programmato gli eventi per le prossime due settimane. Ora puoi tornare nell'officina. Gino De Rapino ha $25,000. Attenzione, ora puoi investito tutto. L'evento programmato. Ok, fatemi vedere un attimo. Ah no, non posso ancora spippolare. Vabbè, iniziamo. Allenamento, salto. Scegli livello di difficoltà. No, vabbè, facciamoci l'allenamento. Vediamo un attimino. Per quanto riguarda la visuale, qui la cosa più comoda è quella dal cofano. Boh, dico subito. Fagli sentire sound. Dai! Possiamo ignorare questo la panoramica. È un evento allenamento in cui ciascuno dei tracciati può essere percorso ripetutamente. Puoi fare tutti i giri che vuoi per vincere la migliore medaglia possibile. Ah, ok. E in base a cosa mi date la medaglia? Per dire. Ah, sono partito prima, scusa, che ne so, tiralo. Allora, bronzo. Ah, i secondi, dobbiamo metterci 19 secondi per 19,250. Proviamo a non andare sempre di freno a mano, che non sempre è la scelta migliore, direi. Ricordiamoci che non abbiamo neanche il traction control, quindi. Miglior tempo 1:19:1. Ah, ce l'abbiamo fatta, ok. E di conseguenza, ci ha detto oddio, laggata da pan. Sta laggando clamorosamente. Io ho azzardato delle impostazioni video piuttosto alte. Forse troppo alte. Allora, il tasto 4 non so quale sia, scusa. 4 per terminare l'allenamento. Questo? Ricomincia, informazioni, opzioni, termina allenamento. Dovremmo avercela fatta, ok. Sì. 19:1, va bene, l'allenamento è fatto. Apparentemente... Cioè, spero che il PC ce la faccia. Ho messo 2K e... qualità abbastanza altina. Se non esplode, insomma... Cioè, ci sono state due piantate da panico. Hai programmato due eventi. Ora puoi avviare il secondo. Sì, però se è lo stesso, che stiamo a fa'? Scegli il livello di difficoltà. No, siamo comunque a 100. No, lascia il 100, scusa. Ma è sempre lo stesso? Vediamo un attimo. Magari è un allenamento diverso. È lo stesso, me lo faccio io. Ci vediamo dopo. No, è un po' diverso il tracciato, apparentemente. Abbiamo preso l'oro, va bene. Abbiamo preso l'oro, quindi va bene così. Dov'era il tasto per uscire? A posto così, signori, va bene. Terminiamo anche questo allenamento. Andiamo avanti. Dai, dai. Dai, Gino. Altri soldi. Ammazza quanti soldi, però. Solo per un allenamento va bene. Ottimo, ottimo. Partecipando agli eventi, hai guadagnato dei punti abilità. Dirigiti verso l'area RS per utilizzarli. Allora, ricerca e sviluppo. Madonna. È suddivisa in diversi rami che sbloccherai mano a mano che progredirai nella tua carriera. A ogni livello intrigante di esperienza sbloccato, guadagni un punto RES da usare. Utilizzane uno per sbloccare il meteorologo, che sarà molto utile per tutta la tua carriera di pilota. Ok. Ah, quindi questi li sblocco per il resto della vita? Vabbè, va bene.
Potrai sbloccare altre professioni mano a mano che progredirai. Ok. Ora torna nell'officina. Beh, signori, c'è tanto da sbloccare, eh. Ora non mi fa neanche vedere perché siamo nella fase di tutorial, però c'è ora, veramente tanta roba. Dirigiti verso l'area di gestione della squadra. Qui puoi gestire i membri della squadra, suddivisi in 6 professioni diverse. Ogni tipo di professione ha le proprie abilità specifiche. Il livello di abilità varia a seconda della rarità del membro della squadra. A ogni membro è associato anche un indicatore di forma fisica che diminuisce da un evento all'altro. Per aumentare la forma fisica di un membro della squadra, puoi collocarlo in riserva o organizzare un evento riposo. Ok. Usa l'interfaccia di reclutamento per ingaggiare un membro della squadra, ma fai attenzione, i membri proposti non sono disponibili a tempo indeterminato. Ora assegna un meteorologo alla tua squadra attiva. Ma abbiamo prima un meccanico, no? Scusa. Allora, meteorologo, pre sarà preparazione, che ne so. Non saprei, 1.300 e 1.200. Vabbè, prendo questo, va, che secondo me è bravo. Va bene? No, va bene quello, dai. E quindi? Posso prendere pure gli altri? Sì, vabbè, prendiamo pure gli altri. Sebastian Brown, Rip e Aff. Aff sarà affaticamento, non so. Ma, buon uomo, devo prenderli gli altri, fammi sapere. Cioè, voglio capire. No? Secondo me no, comunque. Calendario, seleziona un altro evento. È disponibile un nuovo evento. Aia. Si tratta di un evento condizioni estreme. Bene. E consiste nel... Torna nell'officina. A parte nelle ora condizioni estreme. Ora puoi avviare l'evento programmato. Ok, signori, condizioni estreme, non lo so. Andiamo a vedere. Supera una prova a tempo con un'auto predefinita, ok. Notte, tempesta, ottimo. Condizioni estreme. Sei alla guida di un'auto gravemente danneggiata. Pure. In condizioni meteo difficili. Allora. Dovrai arrivare il più lontano possibile nel tempo a tua disposizione. Ah, il più lontano possibile, in un fosso, penso. Madonna mia, no, aspetta. Ok, no, ce l'ho messa la pressione. Mamma mia, che bel tempo, signori. In destra 2, in sinistra 3. Madonna, visivamente però è figo, E curve veloci, non tagliare, e curve veloci, non tagliare, 80. Aspetta. Vorrei farvi vedere anche dall'esterno, per quanto non si veda una cippa, no, no, rimetti quella di prima. No, così no, per piacere. Non tagliare, stringe, in curve veloci, non tagliare. Quanto tempo abbiamo? 40 secondi. Sinistra 3, in sinistra 3, 50. Vabbè, va. Impegniamoci, signori. Attenzione, sinistra 2, in destra 2, non tagliare. E curve, salta, e sinistra 5, stringe. Un po' di freno a mano e via. In destra 5, molto lunga, chiude. Attenzione, salta, in destra 4, 50, curve stringe e curve stringe, stringe. Abbiamo completato, scusa. Ibro, grande è così. Caccia di sordoni, grande prepotenza. La resa è ottima comunque. Nuovo membro della squadra, il meccanico, che ce l'ha dato a gratis, non lo so. Vabbè, lo stipendio glielo dobbiamo pagare comunque. Dobbiamo gestire anche l'affaticamento, quindi ricordiamoci anche di farli riposare, sti poracci, quindi. A posto? Calendario? Prossimo evento? Sì. Allora, altro evento, riposo. Oh, ora bravi. Torna nell'officina. Giusto. Ora puoi avviare l'evento programmato. L'evento riposo, che fa, ma abbracciata? No? Peccato. Avrei fatto la abbracciata volentieri, però. Un nuovo evento è disponibile. Una prova costruttore che ti permetterà di migliorare la tua reputazione. Ci sta. Maggiore è la tua reputazione presso il costruttore, più probabilità avrai che ti offra un contratto. Il costruttore in questo caso dovrebbe essere Ford in linea teorica. Qua sono tutte Ford. Allora, percorre la maggior distanza possibile nel tempo a tua disposizione. Ok. Ah no, questo è la Volkswagen. No, niente. Evento costruttore, ok, lo facciamo con un'altra vettura, con la Volkswagen Polo. L'evento programmato. Andiamo, andiamo. Proviamo pure la Polo, signori. Reazioni costruttori più 32 RC. Allora, madonna, la che mappina. Che mappina.
Percorre la maggior distanza possibile nel tempo a tua disposizione. È mezzogiorno, cielo sereno. Nelle prove costruttore sei alla guida di un'auto in prestito e devi percorrere la maggior distanza possibile nel tempo a tua disposizione. Va bene, che ci vuole? Tanto è in prestito, quindi che pago io? I danni eventuali. Eventuali, Boom! E freno pesante tornante destro per stringi e tornante sinistro balla interna. Madonna, la Polo cammina però. In 4 corta, in sinistra 4 stringe. In destra piena 30. Freno pesante tornante destro. Freno pesante, fermi tutti. Ah, è in prestito. Gira, gira. Madonna, il roccione, il roccione. Destra 6 stringi, in sinistra 5 non tagliare 100. Secca sinistra, taglia molto 100. Sinistra 6 50. Taglia molto, ce l'ha detto lui, dai! Madonna, però. Così a secco un po'. Tosta. Destra 5 stringi e sinistra 5 su cima, taglia. E destra 4 corta, taglia poco, stringe. E sinistra 5 taglia 30, freno pesante. Secca sinistra, non tagliare 80. Ah, per un pelo, non ce ne stavamo andando alla cieca. Destra 4 stringi. In attenzione destra 5, freno pesante chiude, secca destra allarga. Per sinistra piena e secca sinistra all'incrocio taglia poco, in destra piena 200. No, ma dove vai? Allora signori, prima di tutto vi vorrei ricordare che nei rally faccio cagare. Attenzione, secca sinistra, tutto. Taglia su salta, allarga 30. Vai così. Sinistra 6, 50. Poi non azzardiamo comunque la sport, cioè nel senso Gino De Rapino. Destra 5 corta, sinistra 6 stringi. Diventerà, potrebbe diventare un mito, insomma. 40, pericolo destra 3 stringe all'incrocio, in sinistra 3 corta, in destra 5 chiude lunga. 2. Madonna, allora, per carità, ci abbiamo la retromarcia piano. Torniamo. Mi sa che la Volkswagen ci sputa in un occhio, per sinistra 3 taglia e destra 3 30. Tornante stretto destro 30. Sinistra 3 apre lunga e chiude. No. Allora in realtà non mi è piaciuto. Evento riuscito. Siamo riusciti a fare il 72%. Lo riproverei perché è bellissimo. Però è giusto anche non far... Cioè, se lo riproviamo, naturalmente andiamo un po' più lontani. È bello perché mi piace la Polo, cioè mi è piaciuta come auto. Però è giusto che magari se non andiamo benissimo ci teniamo con quello che va, ci sta. Reputazione... No, morale meno 2. Non è andata bene bene, dobbiamo dire la verità. Però questo ci fa capire che, signori, ci faremo anche qualche evento extra alla carriera, perché io voglio provare tutte ste auto. Mo' vediamo un attimino con sta Ford come va, però bellissima anche la Polo. Calendario... Che famo? Riposo? Dai va. Ma posso selezionare pure un altro? Ora che... puoi avviare l'evento. Sì, evento riposo, vai. Hai benissimo. Appena ricevuto un'email. Fermi tutti. Vai al menu delle email per leggerla. Alcune email richiederanno una risposta da parte tua. Ora che hai familiarità con il sistema delle email, torna nell'officina. Aspetta, fammi capire. Oggetto team, del team mancato. Obiettivo del team. Ciao, purtroppo non hai raggiunto l'obiettivo del team. Segui almeno 3 eventi, condizioni estreme in 6 settimane. Questo avrà un impatto negativo sulla reazione con il nostro costruttore, il team Ford. Aspetta, che è colpa mia. Adesso diamo un'occhiata ai tuoi obiettivi. Ok. Ci sono diversi tipi di obiettivi. Obiettivi di stagione e obiettivi a breve termine. Vabbè, quello entrambi non lo potevamo i tipi fare. Ti aiutano a migliorare il rapporto con il costruttore. Il tuo obiettivo di stagione è a sinistra. Sarà definito in seguito, quando raggiungerai la categoria VRC. A destra c'è la tua reputazione costruttore. Rappresenta la qualità del tuo rapporto con il costruttore. Ok. Più bassa è la tua reputazione costruttore, maggiore è il rischio di essere esclusi dal team. Andiamo bene. Allora, vabbè, l'obiettivo a breve termine è quello di non spendere più di 16.000 dollari per le riparazioni del prossimo rally, ci proviamo. L'obiettivo mancato è quello a medio termine, esegui almeno 3 eventi condizioni estreme in 6 settimane. È ancora in corso, immagino, perché 6 settimane non sono passate, ne dobbiamo fare altri adesso 2 di quegli eventi. Adesso che hai acquisito le basi, è ora di partecipare al tuo primo rally. Aia. Ora, no, signor... dirigiti verso l'area di gestione della squadra. E dimmi, adesso... Allora, aspetta. No, calendario. Ma vai a cagare. Mi faccia selezionare. Niente, questo calendario. Questo è un rally.
una delle gare del campionato a cui partecipa il tuo team. Bravi. Andiamo in Svezia. Ok. Ora puoi avviare l'evento programmato. Vabbè, all'inizio penso che sia tutto un po' bloccato per fare ste cose. Vabbè, signore, andiamo in Svezia, proviamo sto rally. Questo è il parco servizi. Okay. Qui puoi prepararti prima di affrontare una prova speciale. Comunque hanno fatto... Le opzioni si sbloccheranno mano a mano che progredirai nel campionato. Nella parte inferiore dello schermo, il meteorologo fornisce una previsione meteo per la giornata del rally in calendario con un'indicazione di precisione. Allora, signori, calcolate che hanno fatto un gran lavoro. Hanno fatto un gran lavoro, ci stanno tante cose in più e la modalità carriera mi sembra veramente molto intrigante. Messa a punto, io non ci vado perché non sono assolutamente pratico, quindi non ho più pallida idea di cosa dover fare. Per quanto riguarda gli pneumatici, immagino che facciano neve chiodate, ok. Facciano già loro. Ok, va bene, iniziamo la giornata, signori, vediamo che succede. Non dobbiamo fare più di 16.000 dollari di danno nel prossimo rally, quindi tutto il rally di Svezia, calcola tutte le tappe. E iniziamo? Dai! Sinistra 3 corta, in destra 4 chiude 3 corta. Partenza un po' così, eh. Ma com'è più 10 secondi di penalità? Ma non è vero, non siamo partiti prima. Allora, diciamo che... Così? Ma che imbarazzo. Ma non è vero. Partito malissimo. Ford sarà entusiasta. Gli abbiamo ribaltato la macchina ai primi 10 metri. Destra 5 chiude 3 corta, in sinistra 5. Sinistra piena, su cima chiude. Tieni destra 4. E destra 5 non tagliare, in sinistra 4 su cima 50. Ci vuole un po' per far pratica, I rally sotto sti dos. Madonna, 17 secondi di ritardo. E sinistra 4 chiude corta in corde 200. Puttana troia, scusate cari. Stavano a fare abbracciata quelli. Scusa ciccia arrosto che ce le maniamo pure noi. Madonna i danni. Attenzione, frena, cima, in destra piena e sinistra 1.30. Destra 5 lunga, chiude 100. Molto complicata comunque. Attenzione, questo esordio. Frena, non tagliare, chiude, in cima, stringi. In destra 4 e sinistra 4. E sinistra 2 non tagliare, in destra 4 apre 50. Addirittura, nonostante siamo andati 5, chiude 2, corda, in sinistra 4 lunga, chiude 3, 60. A Famerenda, aia, là abbiamo comunque recuperato del tempo, pensa tu. Se saranno fermati tutti a Magnallà, eh. Destra 5 chiude lunga, stringi. In sinistra 4 corda, 30. Sinistra piena, 30. Sinistra 5 e cima, in destra 5 chiude 3. E sinistra 3 lunga. Attenzione, frena, destra 5 lunga, chiude, secca destra, taglia. Destra piena e sinistra 5. Vai, vai. Destra 4 e sinistra 3. Stiamo recuperando piano piano, molto piano piano. Abbiamo recuperato un bel po' di secondi. Destra 4, apre. Destra 4 apre molto lunga, 30. Se ne faccio un po' di pratica, dai, ci vuole un po'. Sinistra 3 apre. In curve. Sinistra 3 corta, in destra piena, chiude 4, non tagliare. In sinistra 3 corta e destra 4. No. Ah, è così. Signori, un attimo che prendiamo confidenza qua. E attenzione, destra 5 chiude 50. Destra 5 60. Sinistra 4 in destra 3. Sinistra 3 corta largo e sinistra 6 per arrivo.
Allora, partiti male, signori, ma arrivati devastanti, eh. Controlla la connessione. Come errore di connessione? A parte che stiamo connessionati. Errore durante l'invio dei dati. Riprovare. Ma chi se ne frega. Basta. Mamma mia, siamo arrivati anche ai primi, signori. Recupero da panico per Gino Terapino. Applausi per Gino Terapino, signori. Comunque, andiamo avanti. E il nostro Gino clamorosamente lì avanti a tutti. Allora, ragazzi, io a questo punto non so se ha salvato, spero di sì. In ogni caso, noi ci vediamo con il prossimo appuntamento con VRC9. Voi mi raccomando, fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto. Appunto, ditemi se vi può garbare questa modalità carriera. Secondo me è molto intrigante perché c'è anche questo aspetto gestionale di gestire il team, i meccanici, gli sponsor. Insomma, ci sarà parecchio da fare. Quindi io vi rimando, come sempre, in descrizione per tutti i link. Hardware, come detto, Epic Game Store, il gioco lo trovate lì. Se usate il codice creatore quel tale Ale, mi supportate. Ci vediamo con il prossimo episodio con il nostro Gino Terapino. Un saluto a tutti da quel tale Ale.